Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'Alta Tare di Lavoro. Questa sera staremo insieme per la rubrica Musicanti e Cantori in Alta Tare di Lavoro e come nostro solito cerchiamo di invitare personaggi, persone, prima che personaggi, che hanno qualcosa da dire, che hanno qualcosa da raccontare e soprattutto hanno un radicamento col proprio territorio e con l'identità. Però, come nostra abitudine, cerchiamo di farci anticipare il personaggio da un breve video che adesso vedrete. Bene, avete visto questo signore con gli occhiali in un bellissimo giardino e parliamo di Giovanni Saviello. Giovanni Saviello l'ho conosciuto, l'ho visto altre volte andando in giro per le feste del nostro regno, suonare, cantare e soprattutto essere uno dei protagonisti della convivialità. Però quella sera, grazie a Daniele Margiotta, ho avuto il piacere di poterlo conoscere. E soprattutto ci ha fatta una, come dicono i sciccosi, una lezione magistralis, ma soprattutto ci ha dato lezione di musica, di tradizione, di natura, abbinata anche a quello che Daniele aveva fatto in quella serata, cioè l'applicazione, l'utilizzo di erbe particolari per la birra. E ci fu questo abbinamento tra natura e strumenti che alla fine ci siamo resi conto. Dopo che siamo stati un paio di ore insieme, che strumenti, musica e natura è la stessa cosa. Ciao Giovanni, come stai? Ho detto Buonasera bene? Claudio, bene, qui tutto bene, non piove nemmeno. Da noi no, io sono appena tornato, una nebbia, acqua e nebbia che tu manco puoi immaginare. Ho detto bene quella serata oppure c'è qualcosa che potevo dire meglio? Tu che ne pensi? No, hai detto bene perché poi alla fine molte cose, molte scienze, molte materie alla fine convergono. Nello stesso punto, nella stessa voglia di capire come gira il mondo e che facciamo parte di quest'ultimo. Anzi, io ribadirei proprio questo concetto. Molte volte ci dimentichiamo di essere parte integrante del creato e quindi tutte le scienze, tutte le materie poi molte volte diventano questo fondamento importantissimo secondo me. Siamo un tutt'uno con il creato, quindi io che mi occupo di musica ma anche di costruzione di strumenti, questo concetto è alla base della musica Grazie. per poi gli antichi, stiamo parlando di tantissimi secoli fa, costruivano strumenti riprendendo i suoni, della natura. Questo è. Allora, beh, certo, Giovanni, quello che si può dire è che bisognerebbe riprendere quello che per millenni abbiamo utilizzato, cioè il collegamento del microcosmo col macrocosmo e quindi oggi è stato completamente abbandonato a favore del
razionalismo, dell'illuminismo, del materialismo. Quindi io quella sera, quando ti ho ascoltato, mi sono veramente arricreato, come diciamo noi. E quindi faremo questa chiacchierata un po' sulla falsariga di quelle notizie che ci ho dato quella sera lì. Allora, Giovanni, devo dire che quello che ho potuto capire è una persona appassionata di musica tradizionale, di cultura tradizionale, appassionata della sua terra, appassionata della natura, appassionata della sua arte, che è riuscito a trasformare in uno strumento di studio e di ricerca. Quindi Giovanni, si può dire che è un grande ricercatore, un grande studioso e soprattutto una persona molto molto attenta anche ai piccoli dettagli, perché credo che dai dettagli, curando i dettagli si fa la differenza, giusto Giovanni? Oppure anche questo Ma posso dare cose sbagliate. mi lusinghi, Claudia. In realtà io sono una persona che si è sempre posta una semplice domanda. Una cosa da dove nasce? Anche semplicemente conoscere dei canti tradizionali. La prima cosa che facevo dopo magari aver imparato quel canto è capire la provenienza, in quale città veniva cantata. Chi la cantava e secondo le persone del luogo dove di solito veniva eseguita questa canzone, chi era la persona ritenuta dal popolo il miglior cantante magari di quella canzone, così come nelle canzoni, nel repertorio musicale, molte volte mi sono chiesto anche. No, no, Allora, niente, grande. dicevo, quindi il repertorio musicale. Ma quindi anche per quanto riguarda gli strumenti, io ho sempre voluto sapere chi era considerato dal popolo, e non solo dal popolo, ma anche dai migliori esecutori, il produttore migliore di un determinato strumento. Per esempio, non lo so, per esempio, se in una città c'è un grande suonatore di tamburo a cornice di tamburra, il tamburo, la tamburra che suona, chi l'ha costruita, se l'è costruita da sola, eccetera, eccetera. Quindi, sia per quanto riguarda, non so, il tamburo a cornice, altri strumenti come potevano essere le ciaramelle, le zampogne, mi incuriosiva sempre molto sapere chi era il miglior costruttore e anche il miglior suonatore degli Ho strumenti, diciamo, della nostra tradizione. capito. Giovanni, dici innanzitutto, io manco te l'ho chiesto, ma tu da dove vieni? Io vengo da Torre Annunziata, provincia di Napoli, a 3 km da Pompei. Quindi sì, sei torrese. Sì, sono torrese, anche se sono Torrese. nato a Salerno. Ah, vabbè, sei torrese, quindi quella che una volta era la patria della pasta, dei Sì, pasti finti. Bel c'erano pasticcio. 12 pastifici. 12 quando eri ragazzo tu, perché calcola che nel dopoguerra erano quasi 80-85 Sì, pastifici, quando ero prima piccolo dell'inizio anni erano 70. 12. Sì. E quindi mano a mano, adesso è rimasta solo l'elite, il prestigio di un pastificio che non facciamo nomi, che è forse il pastificio più importante al mondo. E allora, ti posso prendere alla sprovvista, quindi prima di andare avanti, perché non ci intoni un canto torrese della tua zona, della tua terra, subito? Sono vigliacco, Non c'è molta musica popolare, a dirti la verità, Claudio. In realtà tutti questi canti delle tradizioni della Campania appartengono al Vesuviano e non a una città di mare, come Torre Annunziata. Però nel giorno di festa per eccellenza, che è il giorno del miracolo della Madonna della Neve, ossia il 22 ottobre, le persone che suonavano questi canti tradizionali nell'entroterra, nel Vesuviano, comunque venivano ad onorare la Madonna di Torre Annunziata, la Madonna della Neve, e dopo l'uscita del quadro della Madonna portato dai pescatori, davanti al sagrato della Basilica si suonavano e si cantavano le tamburriate. Ancora oggi si suonano e si cantano le tamburriate. Anche se a dirti la verità, quest'anno non c'è stato come l'anno scorso
la processione della Madonna, e io personalmente non sono andato davanti alla chiesa a suonare e cantare, perché per un torrese, se non c'è la rievocazione del miracolo della Madonna, dell'icona della Madonna della Neve, non ha senso festeggiare. Ecco, questa è la cosa. È un canto che tu di solito fai alla Madonna, non ce lo puoi intonare per 30 secondi. Un canto che A tu dirti la prefigge. verità, proprio alla Madonna è una cosa è una cosa religiosa, cioè lo devi sentire in quel momento. Quindi Allora, magari ti ho capito già. posso fare una frona di saluto serale. Ecco, Va bene, questo si dai. può fare. A fronne e Abbassa famiglia in gimma. Ecco, Grazie, grazie Giovanni. Che ti devo dire? Boh, difficile continuare, però bisogna continuare a deliziare i nostri spettatori. Senti, ma quello che capì l'altra sera è a Cervaro, che è passato quasi 2 mesi ormai, penso. sì, quasi sì. Ma tu in tarde, non, tu non, non, era da, non da giovanissimo ti sei avvicinato all'arte, alla civiltà, alla cultura, alla musica popolare, o mi sbaglio? Ma eri già maturo, era già adulto, o ho capito male? No, è vero, cioè io alla fine ho conosciuto la musica popolare nel 1996, avevo 22 anni, quindi comunque non avevo da piccolo conosciuto questo mondo così fantastico. E niente, erano i miei amici di comitiva che un giorno mi dissero, in particolare questo mio amico di nome Gerardo Olivo, che saluto. Disse Giovanni, ma questa sera vogliamo andare a vedere le tarantelle. Le tarantelle? Eh sì, andiamo a vedere le tarantelle. È una bella musica, ci sono parecchie ragazze, perché non frequentiamo questa festa questa sera, così ci divertiamo. E così, diciamo, quella sera andammo in un paesino vicino per Annunziate, che si chiama Trecase, dove c'era la festa del vino e dove suonava un gruppo che fece quella sera Tammurriate. E così, diciamo, è iniziato tutto. Quindi sei rimasto folgorato sulla via di Trecase. A dirti la verità, sì, perché poi quella sera ho ballato tutta la serata e avevo ai piedi degli anfibi e ho ballato tutta la serata e si sono fatte le bolle d'acqua sotto i piedi, mi hanno dovuto portare in braccio. E la domanda era questa, in quel momento era come mai mi sono ridotti i piedi in questo modo e non me ne sono accorto. Quindi qualcosa era scattato come curiosità per capire come ero stato travolto da questa musica per ballare tutta la notte e farmi male i piedi e non accorgermene. Forse era dentro di te e non lo sapevi. Certo. E penso che la musica popolare fa parte di tutti noi, quindi ce l'abbiamo tutti quanti dentro. Poi ecco, chi inizia ad avere la passione per questa musica, non fa altro che mettere in luce la propria identità, perché la musica popolare è l'identità di un paese. Ma tu sai bene che la musica attuale, anche quella importante, lirica, poi pop, rock, blu, tutto il resto, sono tutti figli della stessa mamma, Milanelle, Moresche e Tarantella, quindi da lì Sì. nasce tutto, quindi non dobbiamo meravigliarci, quindi il nostro regno è stato capace di creare una cultura che ancora oggi viene, una civiltà, che ancora oggi viene esaltata in tutto il mondo, tutto dall'origine, tutto dalla Tarantella. Quindi diciamo che tu praticamente da buon... che ti posso dire?
Curioso, da buon curioso. curioso, ti sei ritrovato a ballare, noi sappiamo, sei ritrovato a ballare tutta la notte non avendo mai ballato con la danza, quindi Sì, il sì. pianto del fatto che non sapessi ballare, quindi a quel punto proprio lo spirito del ballo popolare, dove i dogmi non esistono in effetti, esistono delle tradizioni che vengono tramandate, ma è accessibile a tutti, non c'è bisogno per forza di aver fatto 10 anni di scuola, o mi sbaglio? Questo è vero, infatti, anzi, in quel periodo non esistevano assolutamente corsi oppure lezioni, c'erano soltanto delle feste tradizionali legate al culto mariano in determinati momenti durante l'arco dell'anno e qualche volta c'erano, ecco, delle serate musicali, dei concerti, ma non esisteva, diciamo, la persona che ti faceva il corso di danza, non esisteva la persona che ti faceva la lezione di strumento di musica popolare in quel periodo. E non c'era nemmeno nessuno che ti spiegasse il cantante in questione cosa dicesse. Infatti, la prima cosa che mi meravigliava era il non capire quel dialetto in napoletano. E così poi, da quel momento in poi, insieme ai miei amici di Combriccola, abbiamo iniziato a frequentare i luoghi dove si suonavano queste canzoni, questo repertorio, a partire dalle masserie, dalle feste tradizionali. E in quel periodo io iniziavo a suonicchiare, a strimpellare la fisarmonica. E poiché durante quel periodo nelle feste popolari non c'erano suonatori di fisarmonica, erano pochissimi, io mi ritrovavo puntualmente per ore ed ore, chiamate da queste persone a partecipare a queste cose. Quindi mi trovavo da un lato il suonatore di tamburo a cornice, dall'altro il cantatore di turno, che di solito era un vecchietto contadino che cantava, ma in quel periodo c'erano realmente i pilastri di questo genere. È come se tu un giorno ti appassioni alla musica rock e ti trovi con i Beatles e con i Rolling Stones. Quindi ero fortunato perché mi trovavo al momento giusto, nel luogo giusto, però non riuscivo a capire realmente il cantante, il cantore, i cantori cosa dicessero. Quindi alla fine di tutta una serata, alla fine di tutta una nottata, dicevo per esempio: "Sì, Gianni, scusate", perché poi si dava anche del voi, "ma io non ne ho già capito che ritmo, potete spiegare che ritmo?" E da lì iniziava, ecco, la conoscenza dei dialetti, perché poi alla fine non è che si canti in napoletano. Hai detto una cosa bella prima, gli dialetti del napoletano, riconoscendo quindi il napoletano lingua madre e quindi una lingua madre che ha le sottolingue, vuol dire che è lingua madre e poi sono i dialetti del napoletano, perché tu sai che siciliano e napoletano vogliono farli diventare dei dialetti, ma è una cosa praticamente impossibile. E quindi tu praticamente, a proposito... Giovanni, sei autorizzato a parlare in lingua napoletana o nella tua lingua se vuoi, perché noi qui ci divertiamo anche a parlare nella nostra lingua, perché sono cose che sinceramente da voi no, ma da noi si stanno perdendo, da voi no. E quindi se hai voglia, senditi a casa tua, per noi la musica sentirti parlare nella tua lingua. E poi come è iniziato? Quindi hai iniziato subito come cantore, come ballatore o come musicante? Fammi capire, cioè, o tutte e tre insieme? Alla fine poi con sempre degli amici di Torre Annunziata, che eravamo quattro di noi, abbiamo iniziato a strimpellare per fatti nostri. Quindi io suonavo la fisarmonica e cantavo. Poi c'era il mio amico Gerardo che suonava i fiati, un altro mio amico che si chiama Antonio che suonava il putipù, un altro mio amico Francesco che suonava la tamburra. E cantava, e quindi insieme tutte le sere per divertirci iniziavamo a imparare le prime canzoni. E le domeniche pomeriggio, quando andavamo di solito sul Vesuvio, ci divertivamo a cantare, a suonare le canzoni che avevamo imparato durante la settimana. Fin quando poi un giorno un nostro amico ci disse che c'era un concerto di beneficenza e se volevamo suonare una mezz'oretta. E da lì nacque tutto. Quindi principalmente io ho iniziato a strimpellare con la fisarmonica e a cantare. Immagini gli schiaffi in faccia che ti ha pigliato all'inizio, perché poi giustamente erano tutti principianti, o mi sbaglio?
Sì, però eravamo molto diligenti. Eravamo molto diligenti. Anche Quindi umili. perché uno dei miei amici comunque conosceva la musica, quindi erano poche cose fatte bene. Ah, quindi avete fatto la politica dei piccoli passi, fatti E bene poi prima di senza avere questa fretta. cosa noi già strimpellavamo nell'ora in chiesa, quindi io già avevo iniziato a suonare la domenica mattina in parrocchia quando questo famoso mio amico Gerardo non si alzava in tempo per suonare alla celebrazione eucaristica. E come si chiamava questo gruppo? All'inizio, per la prima esibizione, abbiamo chiesto il permesso al suonatore che conoscevamo e che era per noi un riferimento, e quindi il primo gruppetto si chiamava I Figli Rulione. Ah, un leone. I Figli Rulione. Questo è Ok, stato il bella. primo gruppetto. Un leone. Quindi è un vostro punto di riferimento, insomma. Eh Un sì, leone. perché poi era la persona che ha fatto da tramite, credo. Molto ha dato molto, diciamo, alla trasmissione di questo genere musicale. Non c'è nulla da dire. Centinaia e centinaia di persone, se gli domandi come hanno conosciuto il mondo della musica tradizionale, tantissime persone ti risponderanno: l'abbiamo sentito per la prima volta dal Reunione. Quindi conservazione e trasmissione. Senti, ma quindi è stato sempre presente il sacro nella tua vita d'artista, si può dire d'artista, e poi quindi è sempre stata, ed è ancora predominante oppure un compagno di viaggio importante, la vita sacra in questo tuo percorso, perché poi quando si sta in campagna alle Sette Madonne è quasi doveroso, se non obbligo, dover seguire, o mi sbaglio? Ma guarda, la musica tradizionale è comunque una musica legatissima al sacro, al culto mariano, quindi eludere da questo connubio significa comunque non riuscire ad entrare realmente in questo stato di cose, perché poi alla fine, ecco, è anche lo spirito con cui uno si approccia. Se tu suoni una tamburriata durante il corso dell'anno, ok, ma se tu suoni quella tamburriata nel giorno di festa, dopo che c'è stata una moltitudine di persone che con cuore puro e spiritualmente, energeticamente, si reca davanti ad un santuario ed esprime la sua gioia, la sua energia positiva, con suoni, canti e balli, senza differenze sociali, né di religione, né di colore di pelle, né di qualsiasi altra cosa, lì è l'apoteosi. E quindi è importante non solo la spiritualità, quindi l'energia positiva di devozione, come la vuoi chiamare, ma anche il luogo in cui viene effettuata questa suonata, questa cantata, e anche il momento in cui viene effettuata questa cosa. Guarda, Giovanni, posso dirti una cosa? Io me ne accorgo subito quando ci sono dei, che ti posso dire, delle persone non credenti, pur bravissimi suonatori, pur bravissimi tecnicamente, paragonandoli a quelli che invece suonano quando sono trasportati da una fede molto forte. Quindi la differenza si vede anche da chi ascolta, chi lo fa che gli piace per passione ma non crede, chi invece lo fa anche quando lo fa anche perché è trasportato da una fede molto molto forte. E a questo punto, Giovanni, visto che no, ci guardano pure molti spettatori del nord, no? Sicuramente saranno preparati. Perché non ci dici un po' il percorso della Madonna della Campagna, le varie tappe, come si inizia e come si finisce? Sì, diciamo, le tappe fondamentali sono, possiamo dire che si parte dai fuochi di Sant'Antonio Abate il 17 gennaio, che vengono festeggiati nella città di Sant'Antonio Abate, ma anche in altre città come Cicciano,
di Nola. Successivamente c'è il 2 febbraio, dedicato alla Madonna di Montevergine, alla festa della Candelora, che si svolge proprio davanti al santuario della Madonna di Montevergine in provincia di Avellino. Successivamente, una tappa molto importante è la domenica prima di Carnevale, il giorno di Carnevale, il martedì grasso, e la domenica dopo il giorno di Carnevale si svolgono dei riti carnascialeschi molto importanti. Famosissimo è quello svolto nella città di Montemarano, dove c'è la tarantella montemaranese, ma anche nei paesini vicini ci sono queste espressioni carnascialesche. Fino poi ad arrivare al periodo pasquale, al lunedì dell'Angelo. Da quel giorno in poi le feste mariane, durante le quali si suona questo genere musicale, sono parecchie. Il lunedì in albis si va davanti al santuario della Madonna dell'Arco, che è a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Il pomeriggio si andava e si va ancora a Terzigno, per il cosiddetto passeggiate, diciamo, di Pasquetta, il picnic di Pasquetta. Di solito nella città di Terzigno c'erano comunque suonatori e ballatori, e ci sono ancora che festeggiano questo lunedì dell'Angelo con i propri canti, suoni e balli. Il martedì si va a Nocera Superiore, dove c'è la chiesa della Madonna dei Miracoli, il mercoledì a Giugliano. Il venerdì, sabato e domenica dopo Pasqua c'è nella città di Pagani grande festa dedicata alla Madonna del Carmelo, detta delle Galline, e il sabato in contemporanea a Somma Vesuviana c'è la festa del sabato dei fuochi. Successivamente poi il mercoledì prima della Pentecoste e il giorno No, il mercoledì prima dell'Ascensione e la domenica dell'Ascensione c'è festa nella città di Scafati, per la Madonna dei Bagni di Scafati. Poi il lunedì dopo la Pentecoste si sale sul Monte Falesio per la Madonna Avvocata. La notte fra il 14 e il 15 agosto si va a Nocera Superiore, dove c'è la festa dedicata alla Madonna di Mater Domini. La notte fra l'11 e il 12 settembre si ritorna a Montevergine per la festa dedicata alla Madonna proprio di Montevergine. Infine, poi il 22 ottobre, come ho detto prima, c'era anche alcuni cantatori che venivano davanti alla chiesa della Madonna della Neve per suonare, cantare e ballare questo genere musicale. Ed infine posso dire che il 31 dicembre nella città di Poggio Marino viene svolto un canto di questa itinerante che si chiama Anferta, detta anche Frasca. Ho dimenticato però che contemporaneamente alla festa della Madonna delle Galline, la domenica dopo Pasqua, nella città di Briano viene festeggiata la Madonna di Briano, e anche lì ci sono tamburiate, suoni, canti e balli. Posso dirti che le ho fatte tutte queste qua, da appassionata. Mia moglie è una ballatrice, io faccio, riprendo tutto come hai visto, ma tutto c'è sempre un coinvolgimento popolare veramente spaventoso, che mi fa stare ancora bene, che vuol dire che il nichilismo ancora non ha completamente dominato il nostro pianeta Terra. Però quello che ho visto e che ho visto da quella fiumara di gente a Santa Anastasia per la Madonna dell'Arco è una cosa impressionante. Cioè 2 giorni lì, pare che prima, l'anno prima, l'ultimo anno prima della chiusura per la brutta bestia per cui siamo chiusi, sono contate più di 200.000 persone in pellegrinaggio in 2 o 3 giorni. Eh sì, Dice questa. è un fiume di persone che Un fiume con il in pieno. cuore chiede con gioia e con disperazione la propria grazia alla Madonna dell'Arco.
Quello che ho visto lì è una cosa incredibile. Te lo dico poi, lo sai che io dico sempre quello che penso. Mi comincia meno a piacere la Madonna di Montevergine, il Due della Candelora. Sta diventando molto più pagana e meno sacra. E che ci sia, che dal nostro regno c'è sempre stata una commistione, una confusione tra il sacro e il profano, questo lo sappiamo. Però c'è sempre stato un equilibrio dove comunque il profano arriva sempre un passo, si ferma sempre un passo prima del sacro, giusto? Lì a Montevecchio comincio a vedere che il profano sta andando troppo oltre e comincio anche ad avvertire molte lamentele. Non so, quello che ho avvertito io l'hanno avvertito in tanti. Non so cosa ne Ma pensi io tu, credo che Dani. giochi molto l'accessibilità. Alla fine le feste più belle, quelle che riescono a mantenersi, fra virgolette, ancora In purezza, più in purezza, sono quelle lì, il cui raggiungimento è più difficile. Tipo quando si va, a proposito, ho dimenticato un'altra festa importante, il 3 maggio sul Monte Somma, c'è cioè la festa dedicata proprio alla Madonna di Castello. infatti quella che posticipa quella dei fuochi, no? Sì, e quindi il raggiungere con difficoltà, secondo me, un luogo sacro dove poi si svolgono questi canti e questi balli, questi suoni, comunque mantiene, fra virgolette, preservato queste tradizioni, preserva Ma queste tradizioni. questo non succede a Santa Anastasia, però, eh? A Madonna dell'Arca non succede questo. Forse sarà Forse l'insieme, la moltitudine delle persone che comunque è in uno stato d'animo particolare che mantiene viva questa energia e capito. questa devozione, questo momento particolare. Perché io credo che oltre che la devozione mariana, sì, indipendentemente dalla religiosità, capiscimi bene. Contano Sì. molte le persone, lo stato d'animo delle persone. Se tutte le persone vanno in armonia, in gioia e cercando di portare la propria preghiera, la propria sofferenza, ma anche la propria gioia di richiedere, oppure semplicemente di non richiedere, ma di essere artefice di questo cambiamento, questa è anche una bella cosa. C'è questa energia positiva che ci avvolge e che quindi crea quel giusto momento per poter far cambiare quello che normalmente potrebbe essere un suono, un canto e un ballo in qualcosa di straordinario durante il quale si ferma il tempo. Sì, Giovanni, il fatto sai qual è? Che secondo me ne faremo tante di trasmissioni insieme perché io sono curioso più di te se non come te, quindi mi piacerà in futuro fare altre chiacchierate parlando un po' di tante cose del nostro amato regno. Però mi fermo qui, proseguiamo parlando di te, però prima di andare avanti adesso ci devi fare un pezzo con un tamburo. Ah, Pensate a tutte queste Madonne. una suonatina di tamburo. Allora, prima di fare la suonatina di tamburo, Aspetta, ora, a ti presto. racconto. Aspetta un attimo, Giovanni, scusami, ma Dimmi. ti anticipo il fatto di costruttore di strumenti. La tamura pure le fai? Le No. costruisci? No. E chi sono i più grandi costruttori di tamura? La zona, non nome e cognome, ma la zona ancora che si può dire la zona No, della. no, si devono dire proprio nome e cognome. Ah, boh, io Per credo dimmelo. fra i più importanti Antonio Esposito, detto Tonino Stock, che secondo me non è un costruttore, ma è il costruttore. Ma Ah, poi ce ne grande sono costruttore. tanti altri, come Raffaele Inzerra, come lo stesso Antonio Matrone, detto Lione. Ce ne sono tanti, ma veramente tanti. Però io credo che realmente la passione, la vita, questo strumento, il costruttore che ha dedicato realmente la sua vita a questo strumento, sia Antonio Esposito, senza nulla togliere alla bravura degli altri, perché credo che ci sia veramente una voglia di migliorare sempre lo strumento. Spiegaci un attimo come funziona questo strumento e poi ci dai un pezzo.
Come funziona? Di No, solito no, ma è. come è costruito? Come è costruito? Ah, c'è la pelle di capra in questo caso, però io ho sbagliato, ho preso quello là sintetico, scusate. Non Vabbè, fa sta di là. niente. Diciamo Non che fa c'è la pelle niente. di capra, poi c'è il legno di faggio e i sanaichi. E che E la differenza c'è con... camorra ha delle dimensioni, di solito è 7-8 centimetri, con 5 postazioni dove ci sono le nicchie, dove ci sono i sonagli. Tre nicchie sono con doppi sonagli e poi ci sono due nicchie con solo una coppia di sonagli. Questo, Ah, diciamo, bravissimo. è orientativamente il diametro era una volta dai 40 ai 50 centimetri di diametro. Scusami, prima che inizi, la differenza con la Tamurra muta invece? È che la Damora muta non ci sono i sonagli. Ma la larghezza è sempre quella? Sì, la L'altezza è larghezza è sempre quella? sempre quella, sì. E è sempre Anche pelle di se i capra. vecchietti, oltre che chiamarla Tamurra, la chiamavano anche Tamurro. Ah, Non al Tamurra. femminile, ma anche al maschile. Prego, faccio questo pezzo. Volevo raccontare la Sì. storia, una delle tante, delle migliaia di canzoni che vengono cantate sul tamburo. Quella che mi ha fatto appassionare a questo genere, la racconto sempre. Chi mi conosce lo sa. E questa qua dice: "A prima volta che parlai con te, subitamente me ne innamorai. Subito in tuo cuore mi trasiste, tu ci trasiste e io te ingenzerrai. Cucchiava argento e mascatura, serratura, rora d'ora. E chiavetel non ce me n'hai a mare. E tan posso trovare che li chiave, quando stammo core e core, tutte e due." Grazie, grazie Giovanni. Che ti devo dire? Ci hai ingannato anche questa volta. Senti, Giovanni, se no, altrimenti questa trasmissione dura 2 ore, però mi prometti che poi ne faremo altre perché Assolutamente, c'è anche perché tanto. non abbiamo parlato della mia specialità, cioè il suonare, il costruire il doppio Ma flauto. infatti volevo arrivare a questo adesso, però ti anticipo, ti ripeto, te lo ripeterò fino all'ultimo secondo di questa trasmissione. Abbiamo molta voglia di imparare, quindi tu sei una di quelle poche persone che, perché la teoria è importante per spiegare, che ci può insegnare tante cose. Adesso passiamo a questa tua passione di costruire strumenti. Come è nata? Che cosa è, come è cominciata? Qual è stato lo strumento che hai cominciato a costruire per prima?
A dirti la verità, il primo strumento che avrei voluto costruire era la doppia ciaramella, perché mi ero appassionato anche al mondo degli zampognari, delle zampogne e delle ciaramelle, ma era soltanto un'idea perché realmente non sapevo da dove iniziare. Poi in quel periodo, oltre che alla musica degli zampognari, al repertorio, suonato da questi personaggi, quando andavo alle feste, soprattutto in particolare nella festa di Sommevesuviana, notavo il suonatore di doppio flauto. Poi, avendo conosciuto questo strumento, perché avevo collaborato con un cantore della tradizione di Sommevesuviana, che per me era un nonno, e cioè Giovanni Coffarelli, che non c'è più, che aveva un laboratorio nel quale accoglievamo gli studenti delle classi elementari e delle scuole medie per parlare proprio della cultura musicale della Campania, dei suoni, dei canti tradizionali della Campania. In questo laboratorio c'erano diversi modelli di doppio flauto che Giovanni aveva avuto regalato da alcuni studiosi, alcuni costruttori. In diversi momenti della sua vita. E io, avendo la possibilità di toccarli, non di suonarli perché non li sapevo suonare, avevo voglia di averne uno per impararlo a suonare. E quindi questa era una specie di rosario che io dicevo sempre a Giovanni: ma io vorrei il doppio flauto, ma chi lo vende? Non si sa, ma chi lo tiene? Non si sa. Quelli del laboratorio servono al laboratorio. Finché un giorno Giovanni, scocciato da questa mia insistenza, lui che mi voleva tanto bene, mi invogliò e disse: Giovanni, ma perché non tu fai tu sto doppio flauto? Ci sono le canne con le quali attacchi i pomodori nel cortile, prenditele, tagliale, vai a casa e fattile da su. E così nel 2005, da quel giorno, sono andato a casa e ho iniziato a costruire, e ho costruito due flauti che emettevano un suono sgradevolissimo, ma che iniziavano a emettere un suono. Senti, prima di parlare poi della musica, però ci dovessi dire quello che ci hai detto quella sera, addirittura per poter fare un flauto, anche uno strumento, tieni conto non soltanto delle situazioni meteorologiche e stagionali, ma anche della luna, perché ci hai spiegato quella sera che praticamente Assolutamente, cioè bisogna quando si scegliere le racconta, canne, dici se puoi. assolutamente, prima di costruire, ecco, questo mi ha riportato realmente al discorso che facevamo all'inizio, cioè di essere un tutt'uno con il creato, ma anche nella costruzione degli strumenti tradizionali, in questo caso il doppio flauto, devi conoscere la natura per poter iniziare a stoccare il materiale per costruire questi flauti. In questo caso, la Rondo Donax, la canna domestica, che in realtà è presente ovunque, ma come capire quale qualità di questa pianta è buona, dove cresce, quando si taglia, come si taglia, quanto tempo deve essere stagionata, come si deve seccare, come si deve stoccare, eccetera, eccetera. E quindi la prima cosa che si può dire è che la raccolta delle canne, cioè dei culmi in realtà si chiamano, questi pezzettini di canna della Rondo Donax, viene effettuata sia dai costruttori di flauti, di canna, ma anche dagli zampognari che con lo stesso materiale costruiscono ancere per le zampogne e per le ciaramelle, con la luna calante di dicembre e con la luna calante di gennaio, quando la pianta, diciamo, è più a riposo e quindi la linfa non gira, gira di meno. Questi contadini lo sapevano benissimo, noi cittadini no. Quindi all'inizio ho raccolto in un qualsiasi periodo dell'anno e ho potuto verificare personalmente che il materiale non secca bene e va male. Quindi innanzitutto con la luna calante di dicembre E e come di le facevi gennaio. seccare poi? Cioè, nella luna calante di dicembre e di gennaio le tagli, giusto? Le taglio. E E come le fai seccare? quanto tagliarne e quale tagliare? Innanzitutto quelle lì col pennacchio, che nella cultura popolare sono le donne, quindi in natura cantano le piante donna, noi uomini no. E
Quindi quelle là che hanno il pennacchio, che sono alte almeno due persone e mezzo, quindi alte circa 5 metri e qualcosa. Da ogni canna, normalmente tiriamo fuori 10 culmi, e per fare una buona raccolta bisogna raccogliere almeno 1000 culmi. Da questi 1000 culmi, poi, una volta seccati, si vedrà quale è riuscito meglio, anche se dall'inizio, cioè oggi io già faccio una cernita per quanto riguarda sia la qualità, sia il luogo, sia il diametro e la lunghezza di questi culmi, perché tutte queste cose determinano sia la qualità del suono, sia la tonalità, e sia la possibilità di costruire degli strumenti, diciamo, ben intonati. La cosa curiosa è che io sono stato sempre una persona che si annota le cose, fa le percentuali, la matematica. Sei un ricercatore, uno No, la studioso. matematica, diciamo, e le percentuali sono state sempre all'ordine del giorno per me. È una specie di passatempo. Quindi, anche quando andavo a suonare professionalmente, perché poi ho fatto e faccio ancora, nonostante, diciamo, la crisi di questo momento, il musicista, e ho suonato in alcuni anni dove si suonava un giorno sì e un giorno sì, e notavo che in alcune città, se suonavo la stessa canzone in una tonalità, le persone rispondevano in una maniera, e se la facevo in un'altra tonalità, rispondevano in un'altra maniera. Questo mi ha posto la domanda: perché? E una risposta me l'ha data, diciamo, l'esperienza da costruttore, perché ho notato che se io raccolgo per esempio 1000 culmi nella provincia di Caserta, quel luogo mi darà il materiale, l'80-90% di materiale per fare dei flauti. Ma quali flauti? I flauti legati ad una tonalità. Per esempio, se in quella città crescono delle piante di Arundodonax che mi permettono di avere un materiale per fare flauti, in quel luogo io riuscirò ad avere il materiale per fare la tonalità di Do e la sua quinta. Questa è l'intuizione e la constatazione. Quindi la cosa bella è che ho constatato che ogni zona, oltre a dare i fiori, i frutti e l'erba, ci dà una percentuale di materiale per costruire una tonalità e precisamente due note di quella tonalità, la tonica e la dominante. Nel caso, per esempio, che ho fatto prima, del Do, il Do e il Sol. E le persone che crescono e nascono o vivono in quella città, stranamente o inconsapevolmente, consapevolmente, ricercano quella tonalità. E oltre a ricercare Un quella tonalità, la cosa più bella è che riescono a vibrare quando quella musicalità riesce ad unirsi alla risonanza del nostro pianeta. Giovanni, quindi a me prima che ti faccio fare un pezzo, ma adesso mentre mi stai dicendo questo, mi viene in mente il flauto che viene usato da Giuliano, è come a Giuliano, quindi hanno lì quel particolare materiale, soprattutto quando si dice che solo loro riescono a ballarlo e a cantare in quel modo. Vuol dire che c'è uno stretto legame col proprio territorio a questo punto, con la propria terra. C'è proprio un attaccamento spirituale. Assolutamente sì, tanto è vero che il suonatore di Sisco ricerca sempre una nota. Ogni suonatore ha la sua nota, cioè non c'è un suonatore che abbia uno strumento uguale, perché io credo che dipenda proprio dal fatto di quale nota lui ha bisogno, di quale frequenza lui ha bisogno, perché penso che ognuno di noi, in fondo, abbia bisogno La sua quinta. Di alcune frequenze, ma anche di tonalità. Io credo che, per esempio, io posso essere un si bemolle, tu potresti essere un re. E quindi, per stare bene, noi abbiamo bisogno di una tonalità e di una certa frequenza di quella tonalità. Quindi l'identità la propria identità attraverso la musica. Assolutamente. Questo non è un'intuizione, ma No, è questa. scienza, perché poi alla fine, se vogliamo parlare della teoria delle stringhe oppure della fisica quantistica, entrambe ci dicono che noi non siamo fatti di materia, ma in realtà siamo una vibrazione, siamo un suono. E Quindi, questo va oltre bene. questo,
Siamo in realtà una frequenza, un suono. Ma noi possiamo dire tranquillamente, come abbiamo detto all'inizio, no? Il collegamento microcosmo e macrocosmo, quindi la musica è in questo, come diceva, non, adesso non ricordo se lo diceva Michelangelo o Leonardo, che la musica è l'imbarcatura dell'invisibile, quindi nulla da aggiungere o da contestare a quello che tu dici. A questo punto tu, da Torre Annunziata, c'hai la tua nota, c'hai la tua musica, ce la fai sentire con il tuo flauto adesso. Prendiamo un doppio flauto, va? Prendiamo un doppio flauto. Questo qua. Allora, questo è un doppio flauto, sempre un modello della Campania, nella tonalità di La basso, accordato con il La a 432 Hz. Poi Giovanni, poi ci fai sentire la differenza tra il 432 e non il 432. Questo nella prossima puntata. Va bene, grazie. Cos'altro posso aggiungere, Giovanni? Io ti ringrazio personalmente, ma credo che anche i nostri spettatori in questo momento ti staranno ringraziando. Facci vedere un attimo quel flauto, quel Sì. Sì, biflauto. A volte ci dicesti che c'è la parte femminile e la parte maschile, spiegacelo meglio. ogni doppio flauto che tradizionalmente possono essere sia disuniti che uniti, la maggior parte dei doppi flauti sono disuniti, in questo caso è unito, prevede una parte di melodica, una parte di accompagnamento. Di solito la parte più bassa dei due doppi flauti viene chiamata maschio e si impugna nella mano destra. In questo caso è unito, però. La parte più alta delle note viene chiamata femmina e viene impugnata nella mano sinistra. Insieme, maschio e femmina. È semplice, quindi non è semplice. Quindi questo è Non è accordato. semplice, quindi non è semplice suonare questo strumento, quindi. Ma in realtà suonare gli strumenti con due mani basta un poco di esercizio, poi alla fine il pianoforte si suona a due mani, la fisarmonica si suona a due mani, prima della fisarmonica l'organetto si suona a due mani, prima dell'organetto si suonava la zampogna, prima della zampogna il doppio flauto. Senti, Giovanni, però prima di lasciarci ce lo devi dire questo, perché poi ne parleremo in un'altra puntata, perché io ho conosciuto il 432 Hz con il maestro Enzo Amato, che abbiamo presentato 2 volte il libro La musica del sole, e lui lì ci ha Sì. dedicato proprio un capitolo al 432 Hz, e poi lì ho compreso forse, nella mia ignoranza, che quella era la musica che si suonava una volta.
Poi per poter far diventare una musica commerciale, quindi fruibile dal mercato, si è abbandonato quel tipo di musica che è molto difficile da eseguire. Ci puoi spiegare brevemente la differenza Ma con io la partirei chitarra? dal come si accordano gli strumenti oggi. Oggi gli strumenti come si accordano, Claudio? Con l'accordatura elettronica. Quindi, prima dell'accordatura elettronica c'erano il diapason. Prima del diapason, come si accordavano gli strumenti, Claudio? E con l'orecchio. Quindi noi prendiamo il flauto, lo mettiamo vicino all'orecchio e lo accordiamo. E questa è la domanda clou. Accordare significa avere una sensazione. E quale sensazione? Quindi una certa esperienza vibrazionale, un'esperienza che ti porta a dover capire se quell'intervallo fra un suono e un altro ti dà più benessere di un altro intervallo, tecnicamente. In realtà questa. Accordare uno strumento bisogna innanzitutto ritornare sempre al discorso che noi facciamo parte del creato. Quindi chi viveva di solito una volta immerso nella natura e conosceva il benessere della natura, riusciva a capire quando uno strumento riusciva a vibrare di più, semplicemente da un'esperienza personale, da un'esperienza fisica. E quando si riesce a capire questo, io l'ho capito anche costruendo, perché una volta mentre stavo costruendo vibrava in modo diverso l'orologio di plastica che c'era davanti al muro dove stavo costruendo dei doppi flauti. E da lì ho iniziato a sbirciare perché accordavo con l'accordatura qual era questa frequenza. E alla fine è il multiplo della frequenza del nostro pianeta. Che ha una frequenza di 8 Hz circa 7,83. Quindi tutti i multipli che becca nelle varie ottave questa frequenza della nostra Terra della risonanza Schumann, che è quella frequenza che c'è fra il suolo e la ionosfera, emettono una vibrazione particolare che quindi tu fisicamente riesci a capire. E che l'accordatore elettronico non riesce più a rilevare. Io infatti molte volte prendo magari soltanto, ecco, come punto di riferimento con l'accordatore, perché comunque non ho un orecchio assoluto, un La a 432 Hz, poi spengo l'accordatore e quindi con l'esperienza che ho da costruttore inizio ad accordare tutti gli intervalli e faccio tutte, diciamo, le note dopo aver strutturato, diciamo, il suono base con i fischi. E la sensazione reale fra questa accordatura, fra virgolette, naturale e l'accordatura che non rispecchia questa frequenza è come se tu avessi una fotografia limpidissima oppure una fotografia opacizzata. In realtà, negli ultimi tempi, ho la fortuna, naturalmente, costruendoli, di suonare quotidianamente strumenti a 432 Hz. Quando ascolto strumenti accordati nelle frequenze oggi utilizzate, 440, 441, 42 e via dicendo, mi sembra di avere i tappi nelle orecchie, quindi non mi danno alcun benessere, alcuna sensazione. In napoletano si potrebbe riassumere questa cosa come sono insipidi, sono senza sale. Anzi, io sottolineo queste cose Sciavini, dicendo che sciavini. l'accordatura a 4,40, 41 e 42 io la considero, senza fare pubblicità, ma dicendo queste cose in modo negativo, è un'accordatura McDonald's. Senti Giovanni, quello che ti posso dire è questo. Io personalmente, quando ho scoperto la musica del Settecento napoletano, il barocco famoso, quella del secolo d'oro della musica, che poi lì è andato tutto a scendere. E non riuscivo a capire perché mi dava una sensazione di benessere, mi dà quando l'ascolto. E poi ho capito che lì la stragrande maggioranza erano tutti quanti accordature a 432 Hz. E quindi quando sento quella musica del Settecento napoletano, io praticamente sto in un'altra dimensione. Diciamo che sono pienamente d'accordo, perché poi se vogliamo fare un'analogia con il discorso scientifico che dicevamo prima, numerosi studi, ne ho fatti qualcuno anch'io, dimostrano che questa frequenza
porta ad un riequilibrio del funzionamento dell'emisfero destro e dell'emisfero sinistro del cervello ed anche ad un miglioramento dell'onda di Meyer. E se vogliamo fare anche il paragone con il fatto che dicevamo prima che ognuno di noi è un suono, una frequenza, se la frequenza del nostro pianeta è quella e noi siamo frequenza, in realtà io credo che suonare a 432 significa collegarsi realmente con la fonte dell'amore universale che ci rende tutti una sola cosa. E è come se noi ad un certo punto fossimo delle cellule cerebrali e si collegano tutte le sinapsi insieme quando suoniamo in quella frequenza e ci colleghiamo alla fonte di questa energia universale, come lo vuoi chiamare, eterno amore, come lo vuoi chiamare, Dio, No, come lo vuoi chiamare. voglio chiamarla che fino a quando non arrivava l'età moderna, la musica fatta in quel modo era considerata la musica per poter arrivare a Dio, a nostro Signore, al creato. E quindi ti collegava dal microcosmo, ti collegava col macrocosmo. Adesso invece la musica è in funzione È dell'essere importante umano. una differenza, in questo caso non c'è un affidamento, ma semplicemente una presa di coscienza che tu sei parte di un tutt'uno, e parte di un tutt'uno che comunque è una parte meravigliosa, che non è legata soltanto, come dici, ad una dimensione, ma io credo che sia cosmica. Il microcosmo collegato col macrocosmo. Adesso la musica viene fatta in funzione, come dice McDonald, in funzione dell'essere umano, quindi si avvita a se stesso. Quindi l'essere umano, da quando ha abbandonato il Quindi questa è una trascendente, riflessione che mi piace, ecco, che tu dici, perché ecco, per me la musica popolare, ma la musica in genere, deve essere al di là dell'ego. Se entra in sì, gioco assolutamente. l'ego, come tutte le cose, finisce il bello, finisce l'energia positiva, finisce tutto. Sì, sono pienamente d'accordo. E quindi viva quello che dicevano gli anziani quando si andava a suonare le tamburriate. Loro non dicevano andiamo a fare una gara di musica chi è più bravo o chi ha la voce più bella. Era il popolo che, poiché amava sentire coloro che avevano una voce bella e suonavano per bene, lasciava suonare in piena felicità le persone che realmente avevano delle capacità e non tutti. Ma loro semplicemente non si ergevano a maestri oppure erano pieni d'ego, ma semplicemente dicevano Yamma appazia, andiamo a giocare. E questo è il vero senso della musica popolare, è il vero senso che dovrebbe essere di tutta la musica e non una gara con dei giudici che ti dicono sì, tu vali o non vali, tu c'hai una voce bella, puoi passare o non puoi passare. Giovanni, ma non esistevano nemmeno quando si faceva la musica nelle case regnanti, nelle corti, non c'era la gara. Con la modernità nascono i festival e nascono le competizioni. Prima non esistevano, come diceva, Vox Populi, Vox Dei, perché c'era il trascendente che ti guidava, non nient'altro. Poi dovremmo scomodare Pitagora, che capì innanzitutto la numerologia fatta con la musica, Lo tante vogliamo cose, però. scomodare? Lo vogliamo No, scomodare? adesso no, perché sennò stiamo qui a Diciamolo, parlare, ma tu. diciamolo. Quando sappiamo benissimo che la natura ha una certa geometria, no? La geometria della sezione aurea. Tutto quello che noi vediamo, 0,657. quindi ha una certa misura. E se noi costruiamo, se vogliamo costruire gli strumenti musicali che devono risuonare in una frequenza naturale, anche le misure e le proporzioni di questi strumenti devono rispecchiare la sezione aurea. Abbiamo detto tutto. Senti, io ti lascio con un saluto, però adesso tu ci devi lasciare con un pezzo artistico. Decidi tu se vuoi cantare, suonare, che strumento. Fa tu. Dacci il tuo saluto finale, come ti viene in questo momento dal cuore. Allora, dal cuore mi va di raccontare il modo in cui, senza cantare, ma ve lo racconto, la strofa di saluto dei tamurrari quando finivano una tamurriata dopo tutta la notte, no? Si davano cenno, diciamo, cantiamo l'ultima strofa, l'ultima canzone, e dicevano, Signore, buonasera, buonasera, vu voglio ricerà napulitana, miette na posta roia sta cannella,
Singiavulim fa nata cantata, rimane schiariorn e ceniam. Signore, buonasera, i vaghi pass, ma ne voglio cavare troppi pass. Ve lascia, buonasera, e vengelas. Singiavulim quac sera pries, tan vamma conta, coccato spass. E che ti devo dire? Un saluto così bello non ce l'ha fatto mai nessuno. Ci hai regalato questo tocco al cuore, questo soffio all'anima che veramente almeno personalmente mi ha incantato. Giovanni, io ti ringrazio per la tua disponibilità. Spero che tu sia stato bene. Io mi sono Benissimo. divertito. L'unica Spero cosa che anche non è tu. andata purtroppo è stata un po' con la connessione ballerina, ma purtroppo quella è ancora legata al mondo Vabbè, non fa al mondo. 4:32, quindi ci diamo appuntamento per altre serate così, Giovanni, Assolutamente sì, ci perché tu sei una organizzeremo ricchezza. e continueremo a parlare di quello che può essere utile, diciamo, per far capire alle persone che è importante non solo amare la musica, ma soprattutto tornare a stare insieme, tornare a stare insieme per potersi vedere negli occhi e vedere i sorrisi, senza nessuna copertura, e ritornare ad abbracciarsi e ritornare a scherzare, senza alcuna limitazione. Giovanni, io ti saluto con una frase fatta, anche banale, però ci calza. Quello che trattieni per te lo perdi per sempre. Quindi questa è la modernità, è l'uomo moderno. Quello che doni agli altri lo trattieni per sempre. Quindi io ti ringrazio per quest'ora che ci hai dedicato e per questi insegnamenti. Personalmente esco più arricchito e con conoscenze maggiori. Grazie. Quindi ti disturberemo altre volte e decideremo insieme. Come vedi, dovevamo parlare di una cosa, alla fine siamo usciti in altro, che è una chiacchierata, nulla di più, senza Abbiamo toccato informale. parecchie Sì, però alla cose. fine, sai, ci è piaciuto. E io ti ringrazio e ti auguro una buona serata. Buona Ciao serata, Giovanni, Claudio, grazie. grazie a te.